Buonasera. Prego. Ministro, un giudizio complessivo adesso dopo questa stagione? Beh, fantastici. La parola giusta è fantastici. Noi nessuno poteva immaginare di arrivare ai playoff e giocarci la Serie A. Chiaro che non abbiamo messo la ciliegina sulla torta, pazienza. C'è una spiegazione a tutto questo che abbiamo regalato al primo tempo. Non è una giustificazione per i miei ragazzi, perché sanno quanto li stimo. E nel riscaldamento si è fatto male un ragazzo che a loro particolarmente ci tengono, per loro è un figlio e quindi è il figliolo di tutti di Bolzano, si è fatto male per l'ennesima volta, si è strappato. E sinceramente, quando ho visto che prima di entrare in campo piangeva, ci siamo stretti tutto attorno, un po' ci ha scombussolato questo. Poi il secondo tempo ho rivisto il mio su Tirol, arrembate, pareggio secondo me lo meritavamo, però non cambiava niente, quindi va bene così. Adesso c'è la regina. C'è la regina, ci prepariamo subito domenica, ci prepariamo, e quindi sappiamo che è ostica, è dura. Chi è entrato nei playoff è perché ha meritato di entrare, quindi c'è entrata la regina e vuol dire che ha avuto successo anche se all'ultimo minuto. Abbiamo il doppio vantaggio dei due risultati, cerchiamo di sfruttarlo e poi ci giocheremo, se passiamo, la semifinale per la Serie A e vediamo dove arriviamo. Io sono convinto che se giochiamo come secondo tempo diamo del filo da torcere a parecchi. Il primo tempo forse mi dovevo accorgere un po' prima che la squadra era un po' turbata e dovevo fare delle situazioni come ho fatto dopo 20 minuti, ma non sempre si riesce ad arrivarci prima. Ciao Ministro, complimenti. Ciao. L'ho chiesto anche a te, Ser. L'anno scorso tu non c'eri, ma hanno vinto anche la Coppa Italia contro di noi. Non è che ne perdiamo tante di partite, però tre risultati veramente loro. C'è un motivo? Ma non lo so, su Tirol porta fortuna arriva a venire qui, però. Primo tempo hanno meritato, hanno giocato molto bene. Hanno creato superiorità palla dietro, sono stati molto bravi. Secondo tempo credo che su Tirol meritava il pareggio e quindi era giusto. Poi non cambiava niente. Quinti, sesti, quindi no. Dispiace. Perché secondo me abbiamo regalato i primi 20 minuti, la spiegazione è quella. Io ho ritardato dopo il primo gol, dovevo fare subito una situazione, dovevo andare subito a tre e alzare un centrocampista per cercare di chiudere il loro mediano basso. Ci sono arrivato dopo al ventesimo, dopo il 2-0, però sono contento perché la reazione c'è stata. Quindi se c'è una squadra che è morta non ha quella reazione, ma sono convinto che allora è viva e quindi posso anche prendere, diciamo, fra virgolette, una sconfitta tranquilla. Parte Davide che è posto per venerdì? Sì, a parte Davide, i crampi di Odogo alla fine e Davide l'abbiamo perso nel riscaldamento e quello ha turbato, non è una scusa, ma ve lo dico, questo è un gruppo molto sensibile di bravi ragazzi, hanno un attaccamento particolare fra di loro e quando l'hanno visto piangere si è creato un piccolo scombussolamento. Io ci ho messo un po' a capirlo che dovevo cercare di coprirgli un po' più le spalle, però dopo l'ho fatto sul 2-0, infatti dopo 20 minuti la partita si è assestata bene. Cristo, buonasera. Ciao. Tu hai disputato un campionato di continuità e solidità straordinaria, no? Tu i playoff li hai già vinti, li hai vinti con una squadra che non era la più forte, ma diventò la più forte. Ed era Cesena. Ecco, questa squadra che ruolo può ricoprire in questi playoff anche per le caratteristiche che ha e anche per i playoff che sono diversi come dinamica da quelli che hai vinto tu stracciando tutti, proprio vincendo anche qua a Modena. Ecco, cosa può dare questa squadra anche come caratteristiche della squadra e tue, perché questa squadra è figlia tua. Io credo che questa squadra qui, la dimostrazione è il secondo tempo, che nella grande difficoltà, una squadra dove il primo tempo ti ha messo sotto col palleggio, non ti faceva arrivare all'impatto, si è ricompattata, si è messa lì, ha cominciato a fare il suo gioco di grande intensità, di grandi cross dentro l'area e abbiamo sforato tante situazioni il 2-2. E credo che anche giocando a campo aperto tanti rischi non abbiamo creati, cioè non l'abbiamo presi. Credo che possa recitare, passando venerdì, un ruolo importante perché ho dei ragazzi che anche nelle difficoltà si possono esaltare e quindi possono venire fuori. È molto più difficile questa serie rispetto a quella del 2014 con Cesena? Molto più difficile,
molto difficile perché non ci sono partite scontate. Vedete che le partite diceva, ma è la SPAL, il Pisa batterà la SPAL. No, ci ha lasciato i playoff, il Pisa, squadra importante. Ma il Palermo vincerà a Brescia, ci ha lasciato i playoff. Qui squadre materasso quest'anno non ce n'erano. Qui ogni giornata dovevi conquistarti il tuo punticello, la tua classifica, perché sono retrocesse squadre candidate a fare i playoff, se non qualcosa di più, perché Brescia, Perugia, SPAL, Benevento e Perugia, cioè tre squadre che erano candidate ai playoff. Cioè il Benevento è una squadra stratosferica, quindi la difficoltà di questo campionato secondo me è estrema. E te la dà proprio la difficoltà che anche il Parma e il Cagliari hanno difficoltà a trovare continuità. Noi l'abbiamo trovata perché abbiamo fatto 12 risultati consecutivi, perso, altri 5 risultati. Oggi abbiamo finito male, ma avevamo finito male anche al girone di andata, quindi poi abbiamo ripreso e ci sta che riprendiamo venerdì. Va bene? Grazie. Grazie. Buona serata.